Allora, registro questo video così per le prossime richieste manderemo il link e bella finita. Allora, quando qualcuno perde un portafoglio con i documenti dentro oppure una borsa con i documenti dentro, è assolutamente inutile che noi mettiamo un post. In quanto se questo portafoglio con i documenti viene ritrovata, qualsiasi persona normale che abbia un grado di diciamo, civico medio prende questo documento e lo porta alle forze dell'ordine. Se conosce il diretto interessato lo avvisa, come è successo, tanti hanno preso, addirittura gli hanno portato a casa, oppure lo prende e ci avvisa, e avvisa direttamente noi, guarda che ho trovato un portafoglio, una carta di credito a nome di Pinco Pallino, eccetera, eccetera. Non ha alcun senso che noi pubblichiamo post di gente che ha perso i documenti perché, per i motivi che ho spiegato, insomma, e anche perché non abbiamo tutto questo spazio. Cioè, nella pagina i post sono a volte programmati, noi mettiamo un post ogni 3 minuti, altrimenti diciamo comporta una serie di problematiche che adesso per sintesi non vado a dire. Quindi mi dispiace. Purtroppo mi è capitato qualcuno che si è anche arrabbiato. Mi è capitato qualcuno che mi ha rifacciato 20 volte perché qualche col mio collaboratore erroneamente o anche così l'aveva pubblicato. E me ne dispiace. Ricordatevi che è un servizio che facciamo gratuitamente. Se uno smarisce o ritrova un paio di occhiali, un oggetto, ha un senso e tante volte nel giro, un telefono, nel giro di breve tempo siamo riusciti a rintracciare i proprietari e metterli in contatto. Ma documenti, gente che prende documenti, non li mettiamo. Quindi chiedo scusa, vi ricordo che è un servizio gratuito, lo dico per quelli che qualcuno che si è infastidito, che ogni tanto mi dicono che nei commenti, ah, metti chi vuoi tu, eccetera, eccetera. Dipende anche a volte dagli spazi che abbiamo. Magari a volte c'è, insomma, ecco, questo è tutto, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro. Grazie e scusate.